hai aiutato il paziente con un disturbo di personalità a risolvere, affrontare quel sintomo, quell'insieme di sintomi invalidanti che ti aveva portato. E ora? Ora c'è il mio gatto che sta mangiando, forse sentirete il suo croc. E ora arriva forse la parte più difficile. Non c'è bisogno di soffrire di un problema invalidante, pervasivo, per tanti anni prima di trovarsi di fronte a una situazione critica. La persona deve reimpostare la propria vita. Immagina questa situazione. Una persona ha un'etichetta di malato mentale da 10, 20, 30 anni. Etichetta che l'ha portata a escludere o limitare tutta una serie di tappe evolutive. Tu arrivi, bella bella, e l'aiuti col sintomo. Lei ha in pratica fatto mettere le mani nella tasca, trovare la chiave e aprire la porta della gabbia in cui era rinchiusa da tempo. E mo? E mo, proprio come un animale nato e cresciuto in cattività, si ritrova immerso in un habitat che in teoria è il suo habitat naturale, ma in pratica in cui non è mai stata. Detto in altri termini, la persona adesso si trova di fronte a delle sfide evolutive che sono necessarie per vivere. Come si corteggia qualcuno? Come si trova un lavoro? Come si fa la spesa? E ancora, come ci si relaziona con gli altri? Di quali risorse dispongo? Cosa mi piacerebbe fare durante la giornata? E così via dicendo. Il paragone potrebbe essere quello con un ergastolano che esce e si ritrova in un mondo che non sente più suo. Un po' estremo, è vero, però non è irrealistico. È estremo nel senso che non è per tutti così, anzi, la maggior parte delle persone, anche se soffrono di un problema da tanto tempo, se la sa stracavare. Sarà più probabile che in alcune aree, non tutte, avranno più bisogno di una mano che a volte sarà una piccola e leggera spinterella, e altre volte sarà un braccio che le aiuterà a tirarsi fuori da una fossa che a loro sembra troppo profonda. Non è però irrealistico perché spesso la sensazione è proprio quella di non sapere cosa fare o non sapere neanche come farlo. E dopo lo sblocco sintomatologico, benché alcuni sintomi potranno continuare ad esserci o a ritornare, dovrai aiutare la persona a fare proprio questo: costruire o ricostruire ciò che non c'è, o sviluppare quelle risorse, competenze non sufficientemente sviluppate. Come un muscolo non sufficientemente allenato che necessita di riabilitazione. In questa seconda fase di adattamento evolutivo, anche la tua posizione dovrà cambiare. Non sarai più quel fascinoso, illuminato illusionista a cui accennavo nel video precedente. Assumerai sempre più il ruolo di, possiamo dire, saggio della montagna. Un ruolo necessario per un lavoro confrontativo, usando un termine di Nardone. Userai sempre meno prescrizioni e sempre più dialogo. Lo scopo sarà quello di aiutare la persona a scoprire il mondo, le parti del mondo quantomeno in cui ha necessità di un supporto e a scoprire se stessa. Nota importante a questo proposito per chi, come noi nell'istituto ICNOS, utilizza un approccio multiteorico. A volte troverai che delle persone, alcune persone, avranno bisogno di un approccio più supportivo. In questi casi la terapia strategica, con la sua indiretta direttività, potrebbe rivelarsi più adeguata. Altre volte la persona vorrà e potrà essere più protagonista attiva del suo percorso di scoperta. L'approccio potremmo dire che potrà essere più espressivo e in questo caso la terapia breve centrata sulla soluzione potrebbe far allo scopo. In ogni caso, ristrutturazioni, ridefinizioni e risignificazioni la faranno da padrone sulle prescrizioni. Queste ultime avranno soprattutto uno scopo esplorativo, e le darai per esempio, appunto, far affrontare certe sfide o scoprire certe risorse. Oppure le riutilizzerai di tanto in tanto se si dovessero ripresentare dei sintomi. Ma le prime, le risignificazioni, saranno proprio la calce che metterai insieme per aiutare la persona a mantenere tra di loro i mattoni che via via andrà a mettere per ricreare la propria vita. E la creazione finale sarà un nuovo senso identitario, la costruzione di un nuovo sé, processo di cui andrò a parlare nel prossimo video.